adesso andiamo a fare le proprietà caratteristiche del massimo limite e del minimo limite. Allora, queste proprietà le facciamo nel caso in cui il massimo limite della nostra successione sia un numero reale. Quindi, la nostra proposizione, teorema, chiamatelo come vi pare, il massimo limite di a con n è uguale a lambda numero reale, se e solo se, questa non è una definizione, questa è, dobbiamo dimostrarlo, valgono queste due proprietà. Prima proprietà, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un n appartenente a n tale che se n è maggiore o uguale di n, a con n è minore di lambda grande più epsilon. Vi ricordo che tutta questa locuzione si indica con la parola italiana definitivamente. Per ogni epsilon la successione è definitivamente minore di lambda grande. L'altra è che per ogni epsilon maggiore di 0, per ogni n appartenente a n, esiste n maggiore o uguale di n, tale che a con n sia maggiore di lambda grande meno n. Questa locuzione si può abbreviare con la parola italiana frequentemente. Frequentemente non significa altro che per infinito. Attenzione, riflettete. Prima bisogna capire quello che sta scritto, poi bisogna dimostrare che queste due proprietà equivalgono a queste qua. Ma questo viene dopo. Se non capiamo quello che sta scritto non possiamo dimostrare un bel nulla. Qua c'è scritto per ogni epsilon io fisso un epsilon, poi fisso un n, trovo un n più grande di n tale che a con n è maggiore di lambda grande. O quando vado a fare una richiesta come questa o come questa, è più stringente se la richiesta la faccio definitivamente o è più stringente se la richiesta la faccio frequentemente? Più stringente se la faccio definitivamente. Perché? Definitivamente significa da un certo punto in poi, da n in poi, questa disuguaglianza deve valere sempre. Qua no, qua da n in poi trovo qualche indice per cui la disuguaglianza vale, ma non sempre. Cioè, se una certa disuguaglianza è vera definitivamente, è vera anche frequentemente. Questa disuguaglianza di sopra è vera definitivamente e quindi anche frequentemente. Questa disuguaglianza di sotto è vera frequentemente, ma non lo so se vale definitivamente. Qui si vede benissimo la parentela con il limite, perché quando una successione aveva limite L, che succedeva? Che tutte e due queste due disuguaglianze dovevano valere, se vi ricordate, definitivamente. Per ogni epsilon esisteva un n tale che se n è maggiore o uguale di n, a con n era maggiore di l più epsilon, minore di l più epsilon, ma anche maggiore di l meno epsilon. Cioè le due disuguaglianze le volevo tutte e due definitivamente. Qua invece una la voglio ancora definitivamente, l'altra la voglio soltanto frequente. Perché si dice frequentemente?
perché ogni tanto la successione deve essere maggiore di lambda grande meno y. Io fisso ni, dopo ni trovo un indice. Allora, diciamo che tra l'e meno epsilon e l'e più epsilon a lambda ci sta cassino, no? Allora io dico, vabbè, io non vado definitivamente, non vado più al di là di cassino, cioè cassino più epsilon, parto da Fermi, non vado mai oltre, però potrei andare a cassino, potrei andare in una città più vicina di cassino. Poi c'è scritto che ogni tanto per ogni ni esiste un n maggiore di ni, tale che a con n è maggiore di lambda meno epsilon, cioè sono arrivato, ho percorso quasi tutta la distanza che mi separa dal cassino, a meno lambda grande meno epsilon. Anche qui è una metafora, Io potrei andare, che ne so, un giorno vado a San Giorgio, un giorno vado a Spigno, un giorno vado a... però ogni tanto vado a cassino. Ok? Quindi, vabbè, atteniamoci agli esempi numerici. Se lambda grande è 3, da un certo punto in poi, da ni in poi, la successione è sempre minore di 3 più epsilon, ogni tanto la successione è maggiore di 3 meno epsilon, però potrebbe anche essere ogni, a volte 2, a volte... mettiamo che epsilon è 0.1, a volte la successione sarà 1, a volte meno 1, a volte ma ogni tanto deve essere maggiore di 2.99. Se epsilon è 2.9, se epsilon è 0.1, 3 meno 0.1 fa 2.9. Però ogni ni, e quante volte? Infinite volte, perché? Allora, supponiamo, qua ci sta lambda, più epsilon, e qua ci sta lambda meno epsilon. Quante volte la successione deve finire qua dentro? Allora io fisso, mettiamo, ho fissato epsilon, fisso ni, prendo la con ni, so che sta a sinistra di lambda grande più epsilon, però non so se sta a destra di lambda grande meno epsilon, però io prendo ni, lo metto qua sotto, ci sarà un indice n1 a n1 va qua dentro, perché n1 è maggiore di ni, che mi soddisfa questo. Quest'altra viene soddisfatta automaticamente perché n1 è maggiore qua di ni, quindi n1 va di qua. Poi cosa faccio? Prendo ni, n1 maggiore qua di ni, tale che a n1 minore di lambda maggiore di lambda meno epsilon, a n1 automaticamente è minore di lambda grande. Adesso prendo un altro ni, prendo ni uguale n1, cambio ni, cambio, prendo n2 uguale n1 più 1, lo vado a mettere al posto di ni. Se n è maggiore o uguale di n2, a con n è minore di l più epsilon. Allora, scusate, cambio ni, ni è aumentato, quindi questa qua è ancora vera. Adesso ci sarà un n2 più grande di ni. Perché lo devo chiamare n2? Perché se è più grande di questo, non può essere n1 con di ni. Sarà tale che a n2 sarà maggiore di lambda grande meno epsilon. Quindi AN2 sarà pure lui qua dentro. E così via. Cambio ni. Prendo ni uguale N2 più 1. Aumento ni. Questa disuguaglianza era vera definitivamente e continua a essere vera. Era vera da ni in poi, è vera anche da n1 più 1 in poi, è vera anche da n2 più 1 in poi, è vera anche da n3 più 1 in poi.
però ogni volta che cambio indice e mi porto uno oltre l'indice che avevo trovato prima, quando vado a trovare questo nuovo indice qua, più grande di n, ne dovrò trovare un altro diverso. Se prima avevo trovato n1, adesso devo trovare n2, che essendo maggiore o uguale di n deve essere maggiore stretto di n1. Quindi trovo un n2, poi troverò un n3, poi troverò un n4, poi troverò un n5. In poche parole, quanti elementi della successione sono in grado di trovare tra lambda grande meno epsilon e lambda grande più epsilon? Infiniti. Quindi quando dico frequentemente, allora, questa vale definitivamente per tutti gli elementi che hanno l'indice più grande di n, e questa vale frequentemente, ma frequentemente vuol dire esattamente per infiniti. È equivalente a dire che valga per infiniti indici? Quel ragionamento ti dice che vale per infiniti indici. Perché se vale per infiniti indici vale anche frequentemente? Beh, se vale per infiniti indici, 1 più grande di n ci sarà, no? Okay. Se valesse solo fino a n, varrebbe per un numero finito. Quindi, dire che una cosa vale definitivamente significa da un certo punto in poi. Dire che una cosa vale frequentemente significa per infiniti indici. Allora, indiciamo i giorni. Giorno 1 è oggi, giorno 2 è domani, e così contiamo i giorni da qua fino all'infinito. Allora io diciamo, un giorno sì, un giorno no, vengo a Cassino. Vengo a Cassino definitivamente? No. No, perché non è vero che vengo sempre a Cassino tutti i giorni, o da un certo punto in poi ci vengo sempre. No. Un giorno sì e un giorno no. Ci vengo frequentemente? Sì. Che qualunque sia l'indice che volete prendere, o il giorno con quell'indice vengo a Cassino, oppure ci vengo il giorno appresso. Se io vengo a Cassino un giorno sì, un giorno no, oppure tre giorni a settimana, ci vengo frequentemente. Ogni tanto, se gli indici sono infiniti, però per infinite volte. Se le settimane sono infinite, ogni volta vengo tre volte a settimana, quindi ci vengo infinite volte. Qual è il contrario di definitivamente? Provate a negare questo. Esiste un ente tale che per ogni n esiste un n maggiore o uguale di n, tale che con n è maggiore o uguale di lm. Allora, il contrario di definitivamente vuol dire, allora, definitivamente vuol dire da un certo punto in poi faccio sempre quella cosa, quella disuguaglianza è vera. Il contrario vuol dire frequentemente è vero il contrario. Se ci fate caso, se andate a negare questa, scoprite che frequentemente sarà vero il contrario. Se io dico è compatibile dire io definitivamente vengo a Cassino e frequentemente me ne vado da un'altra parte? Allora, voi dite la vostra casa, io definitivamente penso a te, basta, ho lasciato tutti i legami, penso solo a te, sempre a te. Dice, ma qua frequentemente io trovo un telefonino che ci stanno altre cose. È chiaro qual è il contrario di definitivamente? Quindi, se io voglio dire che una cosa non vale frequentemente, se non vale frequentemente varrà per un numero finito di indici, ma se vale per un numero finito di indici dal più grande di quell'indice in poi varrà il contrario. Quindi se io voglio dire che una cosa non vale frequentemente significa che definitivamente vale il contrario. È chiaro? Quindi ci ho perso 10 minuti a spiegare questa tesi. Adesso andiamo a dimostrare. Dimostrazione.
Vi ricordo che B con K è uguale all'estremo superiore degli A con N per N maggiore o uguale di K. Allora, il massimo limite degli A con N vale lambda, se solo se per definizione, facciamo il caso che lambda sia un numero reale, così la cosa si può fare anche se lambda è più infinito o meno infinito, però ovviamente non possiamo usare in questi epsilon. Che cosa significa meno infinito più epsilon più infinito più epsilon? Dovremmo scrivere in maniera diversa. I concetti sarebbero simili, ma non ci voglio perdere. Facciamo solo il caso che lambda sia un numero reale. Se solo se il limite dei b con k è uguale a lambda. Se solo se per ogni epsilon maggiore di 0, allora per ogni epsilon maggiore di 0 esiste ni tale che se n è maggiore o uguale di ni implica, anzi la parentesi la metto qua, se k implica b con k minore di lambda grande più epsilon e b con k maggiore di lambda grande meno epsilon. Se vi ricordate, dire che b con k tende a lambda significa che definitivamente, questo vuol dire definitivamente, b con k deve essere compreso tra lambda grande più epsilon e lambda grande meno epsilon. Non ho fatto altro che scrivere separatamente le due disuguaglianze. Ma adesso mi ricordo, se b con k è minore di lambda grande più epsilon, chi è b con k? È l'estremo superiore di A con N. Ma allora questo mi dice che b con ni è in particolare minore di lambda grande più epsilon. Se, k, se va bene per tutti i k maggiore o uguale di ni, va bene anche per ni. Ma allora questo mi dice che A con N è minore di lambda grande più epsilon per ogni n maggiore o uguale di ni. Per quale motivo? Chi è b con ni? È l'estremo superiore di questo. Quindi lambda più epsilon deve essere un maggiorante degli A con N per tutti gli n maggiore di ni. Che vuol dire? Che A con N è minore di lambda grande più epsilon per ogni n maggiore o uguale di ni. Che A con N è minore o uguale di b con ni. Fatemelo scrivere. Andiamo a vedere questa di me. Quindi la prima cosa mi dice? Mi dice che definitivamente è vera la prima disuguaglianza. Quindi ho dimostrato la prima disuguaglianza. La seconda cosa mi dice? Mi dice che
come al solito, qua b con i è maggiore di lambda grande meno epsilon. Questo vuol dire che l'estremo superiore degli agonenti tali che n è maggiore o uguale di n è più grande strettamente di lambda grande meno epsilon. Questo che vuol dire che deve esistere un n maggiore di n tale che l'agonente deve essere maggiore di lambda grande meno epsilon. Scusate la non linearità della implicazione, perché qua sono andato, ho fatto una scrittura bustrofedica, sono andato a sinistra, a destra e poi a destra. Allora, qua ho scritto semplicemente chi è b con i, chi è b con i, l'estremo superiore degli agon n per n maggiore o uguale di n. Allora, se questo estremo superiore è maggiore di lambda grande meno epsilon, che vuol dire? Che almeno uno di questi elementi deve essere più grande di lambda grande meno epsilon, perché se fossero tutti minore o uguali di lambda grande meno epsilon, lambda grande meno epsilon sarebbe un maggiorante di questo insieme e quindi l'estremo superiore sarebbe minore o uguale di questo insieme, di questi di lambda grande meno epsilon. Quindi vuol dire che almeno uno deve essere più grande di lambda grande meno epsilon. Che cosa ho dimostrato? Ho dimostrato la seconda questa qua. Va bene anche se ci metto K, per quale motivo uno potrebbe dire, una persona furba potrebbe dire, no ma questo ni era quello che tu avevi trovato qua, ni tu l'avevi scelto in base a epsilon, quindi ni era fissato, io l'ho preso dalla successione b con k che convergeva, quindi ni era fissato, mentre qui tu mi hai detto che vale per ogni ni, qua c'era esiste ni e vabbè, qua c'era per ogni ni, allora beh, a sto punto lo chiami k per ogni k. Uno potrebbe dire, ma vale solo per i k più grandi di n? No, vale pure per i k più piccoli di n, perché se prendo k più piccolo di n, io n me lo prendo rispetto al k più grande di n che è più grande del k. Quindi questa qua vale per ogni. Ok? Viceversa, se definitivamente valgono queste, definitivamente vale anche questa. Veramente, passando all'estremo superiore, questa qua varrebbe col minore qua. Se frequentemente vale questa, b con i, se io prendo b con i chi è? L'estremo superiore degli agon n per n maggiore o uguale di n. Siccome uno di questi è più grande di lambda grande meno epsilon, b con i sarà più grande. Cioè, se vale questo che il massimo limite vale lambda, valgono queste due. Se valgono entrambe, valgono entrambe queste disuguaglianze da definitivamente, e quindi il limite di P con K vale lambda, e quindi il massimo limite di agonente. Ok, quindi queste sono le proprietà caratteristiche del massimo limite. Andiamo a vedere quali sono le proprietà caratteristiche del minimo limite. Le scrivo qua.
Allora, vediamo se avete capito. Anche questi dimostrano analogamente. Alla prima, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un ni tale che se n è maggiore o uguale di ni, allora io ci devo mettere allora definitivamente che deve fare la successione a con n maggiore di lambda piccolo a con n deve essere maggiore di lambda piccolo meno n. Quindi stavolta per avere che il massimo limite vale lambda piccolo e il minimo limite, scusate, vale lambda piccolo, la successione deve essere definitivamente minore di lambda piccolo meno epsilon. Poi l'altra deve essere per ogni epsilon maggiore di 0, per ogni n appartenente a n, esiste n maggiore o uguale di n, tale che a con n è minore di lambda piccolo. Quindi adesso possiamo fare un po' il punto della situazione. Che significa avere che il massimo limite vale 5, che la successione è definitivamente minore di 5 più epsilon e frequentemente maggiore di 5 meno epsilon. Fisso epsilon e abbiamo questo. Che significa avere che il limite vale 5, che la successione è definitivamente compresa per ogni epsilon maggiore di 0, la successione è definitivamente compresa tra 5 meno epsilon e 5 più epsilon. È meglio il limite o meglio il massimo limite? È meglio il limite se ci sta, perché definitivamente tutte e due è meglio di una definitivamente e una frequentemente. Quindi il limite se ci sta con chi coincide? Sia col massimo limite sia col minimo limite. Quindi è ovvio che se una successione converge a L, da quello che abbiamo detto, sia il massimo limite che il minimo limite valgono L. Allora, se una successione converge a 5, la successione è definitivamente compresa tra 5 meno epsilon e 5 più epsilon. Quindi la successione è definitivamente minore di 5 più epsilon e frequentemente maggiore di 5 meno epsilon, quindi il massimo limite vale 5. Poi posso anche dire che la successione è definitivamente maggiore di 5 meno epsilon e frequentemente minore di 5 più epsilon, quindi il minimo limite pure vale 5. Quindi è ovvio che se il massimo limite vale 5, se il limite vale 5, sia il massimo limite che il minimo limite valgono pure tutti e due 5. E questo vale in generale. Se il limite vale L, massimo limite e minimo limite valgono entrambi L. Viceversa, se questi due coincidono, allora io cosa posso dire? Allora, mettiamo che sono tutti e due uguali a L. Definitivamente, da qua so che definitivamente la successione è minore di L più Epsilon. Qua ciò che definitivamente la successione è maggiore di L meno Epsilon, le metti insieme, definitivamente la successione è compresa tra L meno Epsilon e L più Epsilon. Quindi, le due disuguaglianze, una ce l'ho definitivamente da una parte, l'altra ce l'ho definitivamente dall'altra parte, le metto insieme e mi dicono che il limite fa L. Quindi se il massimo limite fa 5, il minimo limite fa 5, il limite fa 5. Dice, ma qua c'è pure quello frequentemente, e non mi frega niente, perché se qua mi dice che frequentemente è maggiore di L meno Epsilon, ma qua mi dice che definitivamente è maggiore di L meno Epsilon, questo è meglio di questo. Quindi dovessero coincidere queste due disuguaglianze, queste due diciamo condizioni non mi servono, perché ne ho, le altre due saranno migliori di queste. Ok? Quindi da quanto detto segue come corollario che corollario il limite di a con n uguale è appartenente a R se e solo se contemporaneamente il massimo limite di a con n vale L e il minimo limite di a con n vale R. Quindi
dire che è una successione con merge AL vuol dire che il massimo limite e il minimo limite devono poi coincidere. Allora, c'è un caso in cui posso, e questo vale sempre, noi l'abbiamo dimostrato nel caso che il limite sia reale, però in realtà quest'ultima equivalenza vale anche se il limite fa più infinito o meno infinito. Allora, vediamo un po' se avete capito. C'è un caso in cui posso conoscere il limite di una successione conoscendo soltanto il massimo limite? Allora, supponiamo il massimo limite fa 3. Posso dire che il limite fa 3? No. Supponiamo che il massimo limite faccia più infinito. Posso dire che il limite fa più infinito? No. Perché no? Meno 1 alla n per n. Meno 1 alla n per n, il massimo limite fa più infinito, il minimo limite fa meno infinito. Oppure n più meno 1 alla n per n, il massimo limite fa più infinito, il minimo limite fa 0. Però mettiamo che il massimo limite faccia meno infinito. Quanto può fare il minimo limite? Com'è il minimo limite rispetto al massimo limite? Più piccolo. Se il massimo limite fa meno infinito, il minimo limite fa meno infinito pure lui. E quindi? Poi? E quindi il limite fa? Quindi se il massimo limite fa meno infinito, la successione diverge negativa. Vediamo col minimo limite, quando è che posso scoprire che una successione ha limite conoscendo solo il minimo limite? Quando il minimo limite fa più infinito. Se il minimo limite fa più infinito, la successione diverge positiva. In altri casi no. Se il minimo limite fa 0, il massimo limite potrebbe fare 1, 5, più infinito, non lo so. Se il minimo limite fa meno infinito, il massimo limite dovrebbe fare 0, 5, meno 3, più infinito, non lo so. Ma se il minimo limite fa più infinito, il massimo limite pure lui fa più infinito e la successione diverge positiva. Oh, fare questi altri casi richiederebbe una perdita di tempo che non voglio fare. Anche i casi in cui il massimo e il minimo limite, che noi abbiamo dimostrato queste cose solo quando massimo e minimo limite sono reali, però in maniera analoga si può ragionare nel caso in cui non sono reali. Bisogna usare la definizione di successione divergente in quel caso. Ok? Va bene, allora dobbiamo ancora dimostrare una cosa prima della pausa. Adesso andiamo a vedere, più teorema.
Noi il teorema lo dimostriamo se il massimo limite è reale, ma vale anche se il massimo limite vale più infinito o meno infinito. Allora, supponiamo che il massimo limite, allora, abbiamo una successione A con N di numeri reali. Supponiamo che il massimo limite di A con N valga lambda appartenente a R. Allora io dico che esiste una successione estratta tale che il limite della successione estratta sia uguale esattamente a 1. Ovviamente, similmente, potrò dimostrare che ce ne sarà un'altra che converge al minimo limite. Oh, questo teorema perché è importante? Perché io qua non lo so se la successione è convergente, se il massimo limite vale 5 e il minimo limite vale 3, pensate alla successione meno 1 alla n, il massimo limite vale 1, il minimo limite vale meno 1, c'è un'estratta che va a 1, un'altra estratta che va a meno 1, ma non c'è un'estratta che va a 0, cioè vale per il massimo limite e il minimo limite, questo teorema vale per tutti i punti in mezzo, non lo sappiamo. Se invece prendete per esempio la successione seno di n, la successione seno di n è compresa sempre tra meno 1 e 1, lì si può dimostrare che c'è un'estratta che converge a lambda per ogni lambda compresa tra meno 1 e 1. Quindi seno di n ci avrà un'estratta che converge a 1, un'estratta che converge a meno 1, un'estratta che converge a radical 2 mezzi, un'estratta che converge a 0. Ce ne stanno tante di estratte e ognuna può convergere a un valore, però là bisogna fare un esercizio di dimostrare. Però ce ne deve stare sempre una che converge al massimo limite e ovviamente ce ne sarà un'altra che converge al minimo. Ok, dimostrazione. Allora io comincio a vedere, prendo epsilon uguale a 1, allora trovo, esiste, dico 1, tale che per ogni n maggiore o uguale di dico 1, a con n è minore di lambda più 1. Esiste n maggiore o uguale di n con 2, tale che a con n è maggiore di lambda grande meno n con 1. Allora questo lo chiamo n1, quindi questo lo chiamo n1, a n1. Allora, questo che cosa mi dice? Che a n1, siccome n1 è maggiore o uguale di n con 1, deve valere sia questa di sotto che questa di sopra. Quindi posso dire che a n1 è compreso tra lambda min 1 e lambda più 1. O no? Ok, adesso prendiamo, invece di prendere epsilon uguale a 1, prendiamo epsilon uguale a un mezzo. Ma io so che esiste n con 2, tale che per ogni n maggiore o uguale di n con 2, a con n è minore di lambda più un mezzo. Poi io so che esiste un n2 maggiore o uguale di che cosa? Se ci metto n con 2, non va bene. Vabbè, proviamo a mettere maggiore o uguale di n con 2, tale che a con n è maggiore di lambda meno 1. Quindi io ottengo a n2
maggiore di lambda meno un mezzo e minore di lambda più un mezzo. Allora vorrei proseguire così e dire chi sarà la successione estratta, n1, n2, n3. Però c'è un problema. Qual è il problema? Che nella successione estratta gli indici come devono essere? Crescenti. Quindi n2 deve essere maggiore di n1. E io non lo so, perché non lo so se n2 è maggiore di n1. Allora qua devo mettere maggiore o uguale del massimo, anzi maggiore stretto del massimo tra n2 ed n1. Perché? Lo posso fare? Se vi ricordate, la seconda condizione valeva frequentemente, cioè valeva per ogni ni. Io qua ci posso mettere qualunque ni mi pare. Allora chi ci voglio mettere? Non n2. Ci metto il massimo tra n2 ed n1, e qua voglio maggiore stretto. Dice, ma maggiore stretto, qua lascia la maggiore qua. Beh, ci metto il massimo tra questo, e poi ci aggiungo 1. Ci avrò maggiore uguale che corrisponde a questo maggiore stretto. Allora, vado avanti così. Adesso cosa prendo? Prendo epsilon uguale a un terzo. Allora, ci sarà un n con 3, tale che per ogni n maggiore o uguale di n con 3, a con n è minore di lambda più un terzo. Poi prendo, esiste n3 maggiore di chi? Del massimo tra n con 3 e chi? Ed n2, tale che a con n è maggiore di lambda meno un terzo. Adesso avrò an3 sarà compreso tra lambda meno un terzo e lambda più un terzo. Beh, questo sì, per costruzione. No, io so che esiste questo qua, an3 è maggiore di lambda meno un terzo. Questo sì, perché n3 è maggiore o uguale, è maggiore di n con 3, e quindi vale anche quella di sopra. Ma poi so anche che n3 è più grande di n2. E quindi che cosa so? So che proseguendo in questo modo per induzione, adesso ANJ so che è una sottosuccessione di A con N. Perché è una sottosuccessione? Perché gli NJ sono strettamente crescenti. Adesso che succede agli ANJ? Beh, basta guardare qua. ANJ, lo scrivo qua, è compreso tra lambda meno 1 su J e lambda più 1 su J. Perché AN1 era compreso tra lambda meno 1 e lambda più 1. AN2 è compreso tra lambda meno un mezzo e lambda più un mezzo. Proseguendo in questo modo, ANJ è compreso tra lambda meno 1 su J e lambda più 1 su J. Quando J tende a infinito, che succede? Il teorema del confronto dei due carabinieri, questo tende a lambda, questo tende a lambda, quindi vediamo cosa c'è. È chiaro? Quindi non è difficile. Ok, quindi fa questo, segue questo e il teorema. Quindi è sempre possibile estrarre una sottosuccessione che converge al massimo limite. Le altre sottosuccessioni a che cosa possono convergere? A qualcosa compreso tra il massimo limite e il minimo limite. Cioè, quindi questo qua, il massimo limite, effettivamente è il massimo dei limiti delle successioni estratte. Non può mai convergere una sottosuccessione a un numero più grande del massimo limite. Non può. Perché quando passo alla sottosuccessione convergente, il massimo limite scende, il minimo limite sale, e allora se trovo una sottosuccessione in cui il limite è uguale al massimo limite, più di quello non può fare. Se il massimo limite faceva 7, il limite più di 7 non può fare. Si devono avvicinare entrambi a coincidere.
in uno dei due casi, almeno un caso, il limite farà esattamente il massimo. Allo stesso modo, usando le proprietà caratteristiche del minimo limite, potete provare che esiste un'altra sottosuggestione che converge al minimo limite. Quindi, per esempio, la successione meno 1 alla n, massimo limite vale 1, minimo limite vale meno 1, ci deve stare per forza un estratto che converge a 1 e un estratto che converge a meno 1. E infatti quella con gli indici pari converge a 1, quella con gli indici dispari converge a meno 1. Chiaro? Se una successione ha massimo limite 5 e minimo limite 3, ci sarà un estratto che converge a 5, un altro estratto che converge a 3, tutte le estratte convergenti convergeranno a qualcosa compreso tra 3 e 5. È chiaro sto discorso? Non è detto che l'estratto non essere per forza convergente. Se il massimo limite vale 5 e il minimo limite vale 3, se prendo un'estratta magari l'estratta ci avrà ancora massimo limite 5 e minimo limite 3. Non è detto che debbano convergere, ma se convergono, devono convergere qualcosa con questo tra l'uno e l'altro. Ok. Pausa.